dire che oggi non è 30 agosto, è 30 gennaio, però per noi è la stessa cosa. Il vaccino anti-Covid ben venga, ma noi abbiamo la nostra terapia speciale per mantenerci forti, giovani e salvi. Il mare, il sole e la spiaggia funzionano da elisir di lunga vita per un gruppo di cittadini, anziani e meno anziani, che in barba ai giorni della merla, anche ieri 30 gennaio, così come ogni mattina con il sole, trasformano il mare della spiaggia della Baia nella loro piscina di cocoon, dalla quale escono come se avessero riacquistato le forze della giovinezza. Ci fa stare bene, ci aiuta a rilassarci la mente, il corpo, l'anima e ci dà energia per affrontare anche questi giorni che non sono tanto felici e ci ricarica. Ce n'è di ogni età sulla spiaggia in bikini e pronti a tuffarsi per una ricerca di energia, mentre complice una bella giornata di sole, bambini e persone di età più giovane fanno comunque resistenza a togliere il cappotto, ma qui invece in questo angolo al riparo dal muretto si nasconde un'estate balneare destagionalizzata. Il bagno fa bene alla salute, io lo pratico dal 1997, con orario quotidiano dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Carmelo, posso chiederle quanti anni ha? Come? Quanti anni ha? Dico 35, dopo 50. E grazie a questa cura? A questa cura del mare e della corsa. Incuriositi e affascinati da quello che è un rito che nella tradizione viene effettuato solo il primo giorno dell'anno in molte città d'Italia e qui è invece ripetuto ad ogni bella giornata di sole, abbiamo provato anche a carpire qualche piccolo segreto e strategia, come quello sul cambio del costume. Dopo il bagno, cambiare il costume, perché è umido e giustamente non è estate che si asciuga, molto importante, se no dipendono i reumatismi. Quindi vi cambiate il costume e state bene. Qua sono messaggi di salute. Ecco, ci vediamo. Questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse sono.